che è una cronometro, 8 km fino al santuario di San Luca. Non mancherà lo spettacolo e noi apriamo le grandi dirette della RAI con Villaggio di Partenza, oggi un concentrato. Nelle prossime giornate invece saremo a farvi compagnia per molto molto più tempo. Benvenuti fin da adesso da Tommaso Mecarozzi e da Beppe Conti, buon pomeriggio e buon Giro d'Italia. Sarà un Giro d'Italia pazzesco, non mancherà lo spettacolo, vi racconteremo grazie al grande sforzo della RAI tutto e di più di quello che accade in corsa, ma anche di quello che accade nel dietro le quinte. Per quello che riguarda Villaggio di Partenza lo faremo insieme a quelli che abbiamo chiamato nel corso degli anni i nostri aquilotti, perché si buttano a picco sulla preda che devono andare a intervistare o su quello che ci devono raccontare. Iniziamo a dare il benvenuto e il ben ritrovato a Ettore Giovannelli. Buongiorno Tommaso, buongiorno Beppe. Il primo villaggio di partenza del Giro d'Italia 2019 è sontuoso architettonicamente, coincide con questa meravigliosa piazza, Piazza Maggiore, Piazza Grande, con i suoi monumenti, i suoi palazzi, a partire da quello dei notai, Palazzo del Comune, Palazzo d'Accursio, il Palazzo di Re Enzo, il Palazzo del Podestà, per andare sul Palazzo dei Banchi e finire questo giro a 360 gradi sulla Basilica di San Pretorio. Insomma, questa è questo è il cuore pulsante della vita cittadina di Bologna ed oggi è il cuore pulsante del Villaggio di Partenza. A te. E ogni giorno con Ettore Giovannelli vi sveleremo tanti retroscena nelle tappe, nelle sedi di partenza che verranno toccate dal Giro d'Italia. Un viaggio che faremo insieme ogni mattina anche con Stefano Rizzato, che oggi però è a San Luca in zona arrivi, e quindi andiamo subito da lui per un affaccio, per un saluto e per capire in breve che situazione c'è là. Ciao a tutti. Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio a tutti. Siamo in cima a questa salita davvero durissima che deciderà la prima maglia rosa. Sono 2 chilometri al 9,7% con un tratto addirittura al 16%. E sarà uno dei temi quello di questa salita, ma anche il clima. Per ora un bel sole, il meteo prevede però dei possibili acquazzoni in serata e questo ha influenzato le scelte di alcuni dei partecipanti. Per adesso da qui solo un saluto e che dire, buon giro a tutti. Buon giro ovviamente anche a te Stefano Rizzato, buon giro a tutti quelli che ci stanno seguendo. Hai visto? Si è frizzato Stefano, tanta è la tensione lassù dalle parti della San Luca, l'emozione, l'attesa per questo Giro d'Italia. Tra poco entreremo nel dettaglio di questa tappa, prima però andiamo subito a capire che cosa ci hanno detto alcuni dei favoriti, un paio in particolare su cui è puntata l'attenzione per la vittoria finale. Da chi cominciamo? Da Tom Dumoulin? Direi di sì, Tom Dumoulin è il grande favorito straniero. E allora Tom Dumoulin intervistato da Stefano Rizzato. Finalmente si inizia, ci siamo quasi, sono pronto, mi sento emozionato. Gli ultimi giorni, è vero, sono quelli sempre più tesi, ma adesso davvero non vedo l'ora che la festa inizi. La cronometro è molto bella, assomiglia un po' a quella di Bergen del mondiale che ho vinto, solo molto più corta. Sarà comunque molto impegnativa come prima tappa. Se cambierò bici non saprei, ma se lo sapessi no, non te lo direi proprio, lo vedrete. In un'intervista mi hanno chiesto come mi sentissi dopo la Liegi rispetto allo scorso anno e io ho detto che mi sentivo un po' più indietro, tutto qua. Poi sai come funzionano i media? Quella frase è diventata via via sempre diversa, sempre più grande. Improvvisamente è venuto fuori che ho detto che non ero in forma. Ma non l'ho mai detto. In verità penso assolutamente di essere in buona condizione. Tom Dumoulin un Giro d'Italia l'ha vinto e noi per farvi capire in questa specie di biglietto da visita di Villaggio di Partenza che le sorprese non mancheranno abbiamo sul palco un altro campione che il Giro d'Italia in passato l'ha vinto, era l'anno 2004, Damiano Cunego, benvenuto. Grazie a voi, buongiorno a tutti. Tom Dumoulin non particolarmente in forma per la cronometro di oggi, ha giocato anche un po' a nascondino alla vigilia, cambio bici, non cambio bici, tu come lo vedi, cosa ne pensi? Ma io credo che Dumoulin è molto forte e questo giro lo ha preparato, ovviamente ora è giusto che giochi un po' a nascondino. Per quello che riguarda l'Italia invece le attenzioni, le speranze, i riflettori sono puntati soprattutto, non solo, ma soprattutto su Vincenzo Nibali che è stato intervistato per noi da Ettore Giovannelli, sentiamo che cosa ha detto lo squalo dello stretto.
poi il Giro d'Italia è una cosa che mi ha dato tantissimo e quindi cerco di viverla molto tranquillo con l'esperienza e vediamo, perché la corsa quest'anno anche sarà molto difficile, troveremo subito questa cronoscalata, così si può dire, quindi da affrontare subito bene, poi 10 giorni molto nervosi e poi arriveranno le vere salite, quindi sarà un giro abbastanza complicato, però bisogna restare tranquilli con i piedi per terra e viverlo giorno dopo giorno. Sicuramente si prenderanno anche le bastonate, ma cercheremo anche di darle, quindi per ora insomma lo humor è buono, ci siamo preparati abbastanza bene e quindi speriamo di raccogliere il più possibile nel migliore dei modi. Il tuo obiettivo comunque è chiaro, punti molto molto in alto. Beh, per me sicuramente cercare di puntare alla classifica del Giro d'Italia è la cosa più importante, cercherò di farlo nel miglior modo possibile. Ma quest'anno ci sono tanti pretendenti al podio e alla vittoria, più che negli anni passati. Ma bene o male sono sempre stati così, c'è sempre stata una rosa di 4-5 corridori e poi ci sono anche gli outsider che sono subito lì a ridosso, poi ci sono anche le sorprese. Quest'anno comunque sì, c'è Landa, c'è Tom Dumoulin, c'è Yates, diciamo Yates che è meglio, così non ci sbagliamo, sono uguali. Lopez, sì esattamente, e Roglic, quindi tutte le grandi squadre hanno quasi sempre un grande leader e con questi grandi leader bisogna lottare giorno dopo giorno. E beh, un siparietto con il nome di Simon / Adam Yates che ci ha regalato Vincenzo Nibali. Damiano Cunego, tu cosa ne pensi di lui e anche degli altri favoriti che ci ha elencato e che ci ha anticipato? Vedo un Vincenzo molto sereno, questa è una bella cosa perché tutta l'Italia intera conta su di lui per un bel podio. Anch'io a volte faccio confusione con i due Yates, non è facile, si assomigliano davvero. Io ho Beppe Conti qua che sta scalpitando, adesso lo sto per liberare perché c'è da parlare anche della planimetria e dell'altimetria di questa tappa. Beppe, allora se sei pronto andiamo? Ma se andiamo pure, ma fai attenzione perché ci sono le sorprese, non è mai stato un giro così incerto. Qual è la tua sorpresa? Anni. Bob Jungels. Attenzione. Bob Jungels, attenzione anche a lui, e poi mai così tanti favoriti in questi ultimi anni come in questa occasione. Allora, Beppe Conti l'ha detta subito, l'ha lanciata. L'ho lanciata con la planimetria. Jungels, e adesso andiamo di planimetria e altimetria di questa tappa. Attenzione, 5 km e 900 metri di pianura e poi su a San Luca. 8 km di cronometro, ma con questa grande incertezza di come gestire questa crono. Guardate, c'è questo tratto pianeggiante, il cambio di biciclette sembra ormai escluso, ma comunque la scelta dei rapporti, del materiale, delle ruote è importantissimo anche in vista di questa salita arcigna durissima che i corridori ben conoscono, che arriva su al santuario di San Luca. Damiano Cunego, come gestirebbe una tappa del genere? Cambio di bici sì, cambio di bici no, mentre come vedete in piazza c'è la festa. E poi anche le condizioni meteo, perché per adesso c'è il sole, ma sarebbe in teoria prevista anche pioggia. Assolutamente no il cambio bici, perché è troppo corta la prova, perderesti dei secondi preziosissimi. C'è l'incognita del tempo, bisogna anche un po' rischiare. Ci si augura che ci sia il sole, bisogna fare un ottimo riscaldamento perché bisogna essere caldi, non è nemmeno 6 km. E bisogna soprattutto arrivare ai piedi del San Luca, dove non è nidato tutto, e devi praticamente sparare le ultime energie per questa volata, chiamiamola volata, dove la salita è talmente ripida, dove bisogna non bruciarsi, ma bisogna anche fare performance. Insomma, quando vai su al 16% la fatica si fa sentire e diventa molto tosta. A proposito di San Luca, c'è Ettore Giovannelli che può aggiungere qualcosa a proposito del santuario, della devozione nei confronti, dal punto di vista anche religioso, nei confronti della Madonna e beh, non solo. Vediamo un po' Ettore dov'è, che cosa ci dice. Ettore. Bologna nutre una profonda devozione per la Madonna di San Luca e per celebrare l'arrivo della cronoscalata su al santuario oggi verranno distribuite migliaia di cartoline ricordo ai tifosi assiepiati lungo il portico e noi vi facciamo vedere il disegno di questa cartolina con matitaccia Giorgio Serra bolognese doc. Che cosa rappresenta allora? Rappresenta lo sforzo fisico dei corridori che oggi saliranno al colle come prima tappa. E durante la salita ardua
i corridori incontreranno lungo il percorso la Madonnina di San Luca. E chiaramente un paradosso, Nibali lancia un bacio alla Madonnina. Tutto lì, una cosa semplicissima. Nel momento dello sforzo fisico più intenso, sì. Ma perché Bologna ama così tanto questo luogo e questa icona della Madonna col Bambino? Ma probabilmente per ragioni storiche io che non conosco. È una profonda devozione per i credenti, ma anche un profondo attaccamento per i non credenti. Bologna e la Madonna di San Luca per Bologna è intoccabile. Quindi un luogo simbolo, ma a Bologna il cuore dei tifosi batte più per i motori o per la bicicletta? Gran bella domanda, non ti so rispondere. Penso che batta di più per i tortellini. Eh sì, e quindi sono state stampate 50.000 copie di questa cartolina che verranno distribuite come ricordo a tutti quei tifosi che oggi assisteranno per 3 ore lungo la durissima salita allo sforzo fisico dei corridori in questa prima tappa. Grazie Giorgio. Grazie a te, ciao. E dunque Bologna con le sue tradizioni, con la sua cultura, sede di partenza assoluta per il Giro d'Italia numero 102. Prima tappa, attenzione, tappa non prologo, tra poco vi spiegheremo qual è la differenza, almeno per i non addetti ai lavori. A proposito di tappa, i segreti di corsa, quest'anno avremo anche questa pillola all'interno di Villaggio di Partenza con Stefano Garzelli. Vediamo un po'. Un'edizione del Giro d'Italia che parte con un cronometro spettacolare, i primi 6 chilometri che attraversano interamente il centro cittadino di Bologna per arrivare a 2 chilometri dal traguardo dove inizieranno le prime rampe del San Luca, salita mitica, 9,7 la percentuale media, 16% la percentuale massima, bisogna partire subito molto caldi e essere in grande condizione già alla prima tappa. 2200 metri, una pendenza media del 9,7%, pendenza massima del 16%, una salita ricca di cultura ma soprattutto di storia sportiva. Nel 1957 proprio qui terminò una cronoscalata vinta dal grandissimo Charlie Gaul. Questi segreti di corsa di oggi, abbiamo detto tappa e non prologo, quindi attenzione alle cadute perché se si cade siamo fuori dai giochi. I big che partono in ordine invertito rispetto al solito, cioè i migliori all'inizio e non alla fine, proprio perché temono il maltempo. Sì. Giusto Beppe, sì, hai un telegramma da aggiungere perché poi dobbiamo andare sui titoli di coda che sono già cominciati anzi. Ma sarà importantissimo la classifica, perché quando è una crono non si dice ordine d'arrivo ma classifica, e questa classifica inciderà parecchio per tutta la prima fase del giro. Vi ricordo anche gli appuntamenti perché è grande lo sforzo della RAI quest'anno al Giro d'Italia, al mattino Villaggio di Partenza e poi a seguire, questi sono gli appuntamenti di oggi, per la prima tappa 16.30 anteprima giro con Antonello Orlando, Stefano Garzelli, poi giro in diretta Andrea De Luca e Alessandro Petacchi, giro all'arrivo alle 19.10, poi il processo alla tappa con Marco Franzelli e giro notte. Nella programmazione consueta invece ci sarà anche il T-Giro intorno alle 20. Noi siamo in chiusura, non prima però di avervi ricordato anche il grande sforzo sul web della RAI e di RAI Sport, girodditalia.rai.it, i social di RAI Sport per tutto il dietro le quinte con contenuti esclusivi. Il Giro d'Italia sta per decolare, grazie Beppe Conti, grazie a Damiano Cunego, il piccolo principe, 16.30, state lì, ci sarà da divertirsi, sarà spettacolo, sarà un giro pazzesco. Grazie, a più tardi, buon divertimento. Tutti i bambini hanno una squadra del cuore, ma qualcuno di loro per la prossima partita non potrà andare allo stadio. Lega B sostiene gli ospedali pediatrici Bambino Gesù di Roma, Meyer di Firenze e Gaslini di Genova nella raccolta fondi a sostegno delle famiglie dei bambini ospedalizzati. Sostieni anche tu il progetto B come Bambini. Vai sul sito www.legab.it.